nell'oggettività storica che resta fondamentale senza dover essere mai revisionista in funzione di una negazione di giudizio, il film di Eduardo De Angelis potrebbe essere meno controverso di ciò che mette in scena, prendendosi la briga di raccontare una storia, o meglio un personaggio estremamente interessante appartenuto a un'altra epoca e a un'altra Italia. Ed è meno controverso di ciò che sembra perché dietro l'altisonante titolo Comandante, scritto con un font che richiama ovviamente quello fascista, viene messo in scena il confine sfocato tra il giusto e lo sbagliato dettato dalle gesta e non dagli ordini militari, in un contesto storico in cui il male imperversava sul bene. Epoca quindi di guerre mondiali, di ideologie, di popoli gli uni contro gli altri e in cui le leggi del potere incrinavano anche le leggi divine. Avvolto da una coltre cupa quasi horror e volutamente claustrofobica, Comandante riporta così in superficie nobiltà disobbedienti e lo spirito umano nel bel mezzo di un conflitto terrificante. Ma ogni guerra è fatta dalle storie degli uomini, pedine di uno scacchiere in cui il potere schiacciava qualsiasi bagliore di luce. La stessa luce che De Angelis risucchia nelle profondità dell'oceano solcato da un pesce d'acciaio pieno di uomini che vanno a morire. Uomini che De Angelis, alla sua terza regia, tratteggia come se fossero un sunto dell'Italia con pregi e difetti compresi. C'è l'umanizzazione, quindi, ma c'è anche la presa di coscienza da parte dell'autore che ha scritto il film insieme a Sandro Veronesi di narrare una storia inerente al contesto storico, ma in qualche modo avulsa per l'umore e le caratteristiche del suo ingombrante protagonista, sorretto da un fascino cinematografico che catalizza tutta l'attenzione. Un fascino dovuto certamente anche alla presenza di Pierfrancesco Favino, che indossa la maschera con l'accento veneto di Salvatore Todaro, comandante del sommergibile Cappellini della Regia Marina schierato dal re nel Mediterraneo. Siamo nel 1940 e mentre risale l'Atlantico passando lo stretto di Gibilterra per una missione di agguato che nel film non viene troppo approfondita, si imbatte in un mercantile battente bandiera belga. Ed è subito scontro a fuoco, missili che fischiano e l'oceano che ribolle. Esperto marinaio, uomo di mare e scaltro visionario, Todaro affonda la barca e, seguendo le leggi auree del mare, salva i 26 superstiti portandoli poi verso il porto sicuro più vicino. Un frammento di storia dimenticata, questa, la parentesi fugace di una guerra mondiale portata all'estremo in cui il gesto umano di un fascista, perché di questo si trattava, diventa materiale per un film che sfrutta la messa in scena immersiva per addentrarsi nelle caratteristiche di un uomo ancora prima che di un militare. Todaro infatti era un mistico, un asceta capace di guardare oltre, era un devoto alle leggi del mare, rispondendo prima alla sua coscienza e solo dopo agli ordini del potere. Perché, come scriveva nei diari alla sua Rina nel film interpretata da Silvia D'Amico, oggi è un giorno fausto. Oggi noi e i nostri nemici insieme ci siamo salvati. L'intento di Eduardo De Angelis in Comandante dunque è un pretesto per parlare di umanità rintracciata anche dove non dovrebbe esserci. Eppure la bellezza di un gesto compassionevole e di rottura soppesando i libri di storia dovrebbe essere sempre valutato per il gesto in sé, provando per quanto possibile a mettere da parte il giudizio. Ciò che viene fuori quindi è la moralità di un personaggio intransigente verso se stesso, in qualche modo avanguardista nella dialettica e nella struttura e incongruente verso gli aberranti dogmi dell'asse Roma-Berlino. Un personaggio moderno ed epico che sembra uscito dalla fantasia più che dalla realtà a cui apparteneva. Dall'altra parte invece c'è la solida regia di De Angelis che sfrutta l'ottimo sound design, l'opprimente scenografia d'acciaio e si concede un doppio omaggio, quello al Portiere di notte di Liliana Cavani e quello più sorprendente a Modigliani sia per i colori che per i movimenti. E se il personaggio è chiaramente il traino, Comandante potrebbe però non approfondirlo il necessario nei suoi aspetti più arcani, nei suoi tormenti e nelle sue occulte ossessioni. Non lo neghiamo, davvero avremmo voluto vedere di più. Avremmo ad esempio voluto entrare attraverso i suoi silenzi e nelle sue pulsazioni per capirne il percorso e l'evoluzione e per apprezzare il coraggio di andare contro i dogmi di uno schieramento politico che lascia ben pochi dubbi. Dubbi che Eduardo De Angelis ingloba nel paradosso del film senza mai troppo illuminarli, concentrando poi spazio al resto dei marinai tra inquietudini, sogni, amori infranti e anche un pizzico di retorica. Da questo punto di vista, infatti, la sceneggiatura preferisce mantenersi in superficie per immergersi solo quando l'essenza di Todaro si tramuta nell'atto e nella visione in qualche modo divergente ad una cornice che potrebbe essere scambiata per un controverso pretesto. Tuttavia, se l'accennata superficialità incide marcatamente su una sceneggiatura episodica di circa 2 ore, ciò che resta alla fine di Comandante è l'analisi logica del paradigma biforcato. Ovvero il giusto e lo sbagliato non hanno bandiere, non hanno colori e non hanno confini. Né ieri, né tantomeno oggi. E voi che cosa ne pensate? Vi ha convinto Comandante di Eduardo De Angelis? Fatecelo sapere nei commenti!